The explosion of the cart, l'esplosione du chariot, la esplosione della carreta, lo scoppio del carro, in qualsiasi modo lo si pronunci, quello che è certo è che questo è il rito con cui a Firenze ormai da secoli si celebra la Pasqua. L'arcidiocesi e il comune di Firenze hanno realizzato un pieghevole in quattro lingue, italiano, inglese, francese e spagnolo, per far conoscere il significato dello scoppio del carro. Fede, storia, passione e tradizione popolare si intrecciano, dando vita a un evento unico al mondo, inserito nella messa del giorno di Pasqua presieduta dal vescovo in cattedrale. Il dépliant spiega ciò che i fiorentini conoscono, ma che per un visitatore può essere affascinante scoprire. Durante la messa, si legge, al momento del canto del Gloria, il vescovo con la fiamma accesa durante la veglia pasquale tramite tre schegge del Santo Sepolcro di Gerusalemme innesca la miccia di un razzo a forma di colomba che dall'interno della cattedrale, muovendosi lungo un filo di ferro issato a 12 metri da terra, giunge fino al carro, dando così inizio al suo scoppio e torna indietro al suo punto di partenza. La conclusione è poi un'affermazione che è anche un augurio per chiunque scelga di trascorrere la Pasqua a Firenze. Davvero, si legge, lo scoppio del carro con il fragore delle sue esplosioni e con la ricchezza delle sue festose scintille vuole far arrivare a tutti la luce, la gioia e la grazia del Signore di Sorto. Realizzato da Toscana Oggi, verrà distribuito la mattina di Pasqua alle persone che saranno presenti in cattedrale ma anche in piazza. La messa, celebrata dal cardinale Giuseppe Betori, inizia alle 10:30. Intorno alle 11, al canto del Gloria, parte la colombina. Il fuoco del cero è lo stesso che viene acceso la sera precedente, durante la veglia pasquale, inizio alle 22:30.